Buongiorno, benvenuti a questo incontro della Civica. Oggi sono molto contenta di avere qui come ospiti Paolo Mereghetti, Buongiorno. cinematografico, giornalista, critico cinematografico per il Corriere della Sera e il magazine Io Donna e autore, e questo è uno dei motivi per cui è qui con noi oggi, del famoso Il Mereghetti, dizionario di cinema molto apprezzato, molto ascoltato, molto seguito. E qui con noi Alessandro Stellino, che oltre a essere collaboratore del Mereghetti, è direttore artistico del Festival dei Popoli di Firenze, del Festival Isreal, studioso di cinema, critico e ha tra i vari vantaggi anche quello di essere uno dei nostri apprezzatissimi e benvoluti docenti qui a scuola. Va bene, allora do il benvenuto a entrambi, è davvero un piacere avervi qui oggi e mi piacerebbe che iniziassimo questo incontro partendo, come abbiamo detto, un po' dal dizionario. Quindi come nasce, come si è evoluto, come si lavora, come si fanno le scelte, insomma avere anche un po' un excursus di quello, anche un po' del dietro le quinte, però sicuramente avendo qui due ospiti così prestigiosi, avendo qui Paolo Mereghetti che ha scritto un bellissimo articolo il 5 gennaio, lo ricordo, sul Corriere dove fa un po' un punto molto accurato e molto lucido della situazione e quindi approfitteremo della sua presenza qui oggi per parlare anche un attimo dell'oggi, delle prospettive, insomma, anche cercando in una maniera un po' più progettuale, guardando oltre alla catastrofe e al disastro, che è quello che ci sta molto a cuore. Va bene, allora grazie. Chi comincia? Alessandro. Va bene, va bene. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie Minni, benvenuto Paolo. Io ho il piacere di lavorare al dizionario di Paolo Mereghetti, credo dalla metà degli anni 2000, se ricordo bene, quindi insomma sono ormai 15 anni che partecipo alla redazione di questo testo fondamentale, insomma, della pubblicistica italiana in ambito cinematografico. Tuttora lo ritengo il lavoro più appassionante in ambito critico, perché il mio è un percorso che comincia proprio negli anni 2000, in un momento in cui la professione della critica, tra appunto la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, era ancora qualcosa di praticabile in una maniera soddisfacente, sia dal punto di vista della retribuzione che così proprio quella, diciamo, del piacere che si aveva nello scrivere per riviste e pubblicazioni di vario tipo. Io che ho cominciato a scrivere abbastanza tardi di cinema rispetto ad altri miei colleghi, ho avuto la fortuna, stando a Milano, di incontrare abbastanza presto Paolo e anche un'altra persona che penso sia giusto citare, che è Alberto Pezzotta, che è stato per lungo tempo, potremmo dire, il caporedattore del dizionario, in qualche modo il braccio destro, uno dei bracci destri, insomma, di Paolo, che mi hanno proposto. In un momento appunto in cui la mia carriera da questo punto di vista era veramente agli esordi, di mettermi alla prova sui testi e sulle schedature per il dizionario. Io ricordo sempre con grande emozione, da una parte la richiesta, la proposta di scrivere, se ricordo bene, una decina di schede per il dizionario, appunto stiamo parlando del 2003-2004. E anche il terrore nel momento in cui mi sono visto tornare queste schede che avevo compilato, convinto di aver scritto dei testi accettabili, quantomeno, ma forse anche molto belli, completamente segnati come un campo di battaglia dove non andava bene una parola su due. Quindi un'improvvisa depressione e un senso di inadeguatezza rispetto a un libro che, come si dice in gergo, era un po' la Bibbia di tutti noi critici e cinefili, e quindi via, ricominciare a scrivere, riprovare, e alla fine, insomma, la porta si è finalmente aperta e ho cominciato a partecipare a questo lavoro collettivo che Paolo guida con grandissima tenacia e passione da tanti anni. Però ugualmente, ecco, ricordo sempre questa telefonata in cui mi viene chiesto di scrivere per il dizionario di Mereghetti come
uno dei punti più alti del mio percorso, e quindi ho un legame anche molto affettivo nei confronti di Paolo e del lavoro che si svolge con questo dizionario. Ora, appunto, Alessandro, a proposito di questo, e poi chiudo la parentesi, lascio la parola a Paolo, tu puoi anche capire, essendo che vengo da un passato di produttrice, che cosa significava per noi aprire le pagine del Mereghetti, andare a cercare il film che avevi prodotto, al quale avevi lavorato, e vedere le stellette, e vedere anche, insomma, il rigore e la severità con cui Paolo non mancava di sottolineare difetti, carenze, a volte anche invece la grande generosità e l'incoraggiamento, però insomma avevamo tutti, per quello io lo dico davvero, è stato un po', come tu dici, la Bibbia per tutti noi che lavoravamo, che avevamo passione, ognuno di noi dal suo punto di vista andava, è uscito il nuovo Mereghetti, fammi vedere le stellette, e il batticuore ce l'avevamo anche noi. Immagino, certo. È un rigore, tra l'altro, una severità, ma anche un amore nei confronti dei Pimp, perché credo che una delle grandi lezioni che Paolo ci dà sempre, soprattutto quando iniziamo a scrivere per il dizionario, è che il film viene prima di tutto. Quindi non esiste all'interno del dizionario, forse anche perché le schede non sono firmate, sono, diciamo, c'è Paolo che ci mette il nome e la faccia, ma il lavoro collettivo rimane intestato a lui in qualche modo, però Paolo ci ha sempre ripetuto che il film viene prima di tutto, quindi credo che non esistano, nonostante appunto potremmo dire che il Mereghetti sia la Bibbia e Paolo Mereghetti di conseguenza, che il film viene prima di tutto, che non esiste nessun tipo di protagonismo critico, per così dire, all'interno del dizionario, che è qualcosa che, tra l'altro, la rete e la dimensione che si è sviluppata nel cosiddetto dibattito critico online, in realtà favorisce molto da questo punto di vista. Ecco, il dizionario credo sia molto esente da questa problematica. Va bene, io questo, insomma, due parole di introduzione per raccontare anche la mia partecipazione al dizionario, che poi possiamo, come diceva Minni, raccontare in maniera, penso, appassionante, proprio per, dicendo un po' come funziona il lavoro. Però chiederei a Paolo, intanto, forse la domanda più banale, come nasce l'esigenza, se ricordo bene, all'inizio degli anni 90, di dare vita a questo dizionario? Buongiorno intanto e grazie. Sì, alla fine, diciamo, degli anni 80, grosso modo, c'è in Italia l'esplosione delle televisioni private. Crescono ovunque come funghi e devono riempire 24 ore di palinsesto. E come lo fanno? Lo fanno fondamentalmente con film qualche volta trovati per caso in qualche deposito a poco prezzo, diciamo. E pensavo che, siccome però prendono piede sempre di più, ho pensato che potesse avere un senso proporre anche in Italia un dizionario come ne esisteva in America, il famosissimo Maltin, che abbiamo sempre pronunciato così all'italiana, oppure in Francia il Tular, oppure in Lalliwell in Inghilterra. Non si potevano tradurre, non aveva senso tradurli, perché la maggior parte dei film erano, diciamo, gli americani per il Maltin, gli inglesi per l'Halliwell, francesi per il Tular, e allora dice: perché non lo facciamo noi un dizionario italiano? Ho avuto qualche incoraggiamento da amici che lavoravano nelle case editrici, ho fatto un progetto, mi sembrava una cosa che mi piaceva, ho sempre avuto un po' la mania del bibliotecario, qualcosa del genere. E dopo un po' di no, di paure, così, ho trovato un giovane editore che era Alessandro Dalai, che aveva appena fondato la Baldini e Castoldi, e siamo partiti tutti così curiosi, un po' dubbiosi. Prima edizione nelle uscita nel novembre, fine novembre del 93, è stato un successo inaspettato, siamo arrivati a 60.000 copie, cioè una cosa proprio inaspettata. Evidentemente quel tipo di prodotto funzionava, si sentiva la necessità, per cui sull'onda di questo successo
abbiamo continuato dopo 3 anni, è uscita una nuova edizione aggiornata con qualche riempendo qualche buco. All'inizio erano circa poco meno di 13.000 film, con appunto riempiendo i buchi, facendo un po' di correzioni. Mi ricordo che nella prima edizione si diceva che alla fine di Guardie e Ladri mangiavano pasta e fagioli, no, mangiavano pasta e ceci, vuol dire un po' di cose di questo genere. E pian piano la cosa ha preso piede e continua nonostante tutto, certo con dei numeri non più così alti come quelli di una volta, però per un libro di cinema pesante, questo è arrivato quasi a pesare 5 kg, sono 3 volumi, sono 33.000 schede adesso, sono 7.000 pagine di dizionario più, non lo so, 2.500 di indici. Continua a essere uno strumento che ha in qualche modo una sua utilità, diciamo così. Ecco. Lasciamo stare le Bibbie e cose di altro tipo. Ti volevo chiedere una cosa, perché giustamente parli di questa prima edizione con tantissimi film. Tu hai alle spalle già quasi 100 anni di cinema, a quel punto ovviamente non sono tutti come continuano a mancare, certo. Dei film, però... In quel caso stiamo parlando di un'epoca, 3 DVD ad esempio. Tu come lavori per quella prima edizione? A memoria? Cioè quella prima edizione l'abbiamo fatta veramente sulla memoria, nel senso che io e i miei collaboratori, perché era impensabile fare una cosa da solo, mi sarei messo lì una vita, abbiamo lavorato molto sulla memoria e qualche volta, come dire, la memoria fa dei brutti scherzi, non soltanto per i ceci e i fagioli, ma lasciamo stare, queste sono piccolezze, ma proprio per il giudizio del film. E questa è la ragione per cui già dalla seconda edizione abbiamo cominciato anche, cioè, aggiungere schede nuove. All'inizio avevo fatto io un elenco di film che mi sembrava, diciamo, che cercavo di mettere assieme i capolavori imprescindibili, nel senso che bisognava mettere i film di Bergman, i film di Fellini, anche se magari non si vedevano in televisione, i film di Kurosawa, che so, i film di John Ford, e dall'altra parte però anche i film che andavano per la maggiore, che si vedevano, che giravano in televisione. O ad ogni edizione abbiamo continuato da una parte aggiungendo i film che erano usciti al cinema, quando potevamo dire ancora questa cosa, nel senso che tra il 93 e il 96 abbiamo aggiunto i film che erano usciti al cinema. E poi però abbiamo anche aggiunto dei film, mi sembrava giusto ogni tanto, dice, completare qualche filmografia, siamo arrivati alla 13ª edizione, se non sbaglio, ho perso un po' il conto, non le conto più, e abbiamo cercato di, parlo un po' al plurale perché veramente senza i miei collaboratori non potrei fare questo lavoro, e abbiamo cercato di riempire le filmografie, di trovare i film, di allargare lo sguardo. Nella primissima edizione non mi ricordo quanti film muti ci fossero, immagino 3 o 4 o molto pochi, e invece adesso cerchiamo ogni volta di aumentare anche quello. Cioè è diventato negli anni qualcosa che non ha più soltanto quella funzione di strumento utile per chi alla sera si mette davanti alla televisione e non sa che cos'è il film che programmano. Anche perché rischi di romperti il polso. Sì, mi ricordo che Umberto Eco sosteneva che dovevo venderlo con un flaccone di arnica allegato, perché diceva ogni volta che lo prendo mi slogo il braccio. E niente, e quindi è cresciuto un po' negli anni e con ogni edizione, seguendo fondamentalmente la mia curiosità, la curiosità di qualcuno che ama il cinema, che ogni volta scopre qualcosa di più, che cerca di seguire l'attualità. Poi, se volete, discutiamo di cos'è questa attualità adesso, perché negli anni prima non c'era neanche il DVD, qualche cassetta. Adesso mi ricordo, io avevo comprato il lettore di Laserdisc, mi facevo arrivare dall'America pochissimi, ma e poi però anche con la voglia in qualche modo di riempire i buchi, di scoprire le cose un po' strane, di usarlo come pista per amare, per scoprire e amare un pochettino di più il cinema.
Hai anticipato una delle domande che volevo farti, che era appunto in occasione di questa prima edizione, con cosa è ripartito? Ti eri fatto un elenco di autori imprescindibili, immagino più o meno è quello che ci hai già raccontato, ma visto che sia Minni, che Minni ha portato anche all'evidenza una questione che è appunto la rilevanza critica che da subito ha avuto il dizionario anche nei confronti di chi faceva cinema in Italia, volevo chiederti se già dalla prima edizione tu hai ricevuto, non so poi che cosa, delle lettere, eventualmente ti hanno scritto i registi, ti hanno cercato per dirti come mai... Ce ne sono in Twitter, Paolo, scrivono di improperi. No, la prima ho ricevuto un po' di lettere di insulti nella mia carriera, ma spesso erano per gli articoli che scrivevo, diciamo, sui quotidiani, andavo a un festival, parlavo di un film, vedevo una cosa e ricevevo qualche lettera di insulti e qualche volta invece anche qualche lettera di ringraziamento, nel senso, certo, che sono contento. No, all'inizio no. All'inizio era la prima volta che c'era, era uno strano oggetto, poi pian piano con gli anni è cresciuto in volume e anche un po', mi sembra, in autorevolezza o comunque in credibilità, diciamo, e allora lì sì, ogni tanto si incontravo magari ai festival o a qualche occasione dei registi e qualche volta, cioè, per esempio i Taviani, che sono due persone deliziose, erano due persone deliziose, adesso ne è rimasto uno solo e continua a essere delizioso. Più di una volta mi hanno detto: Mereghetti, lei con i nostri film qualche volta non è molto gentile, però lo dicevano sempre con molto rispetto, oltre al fatto che sono persone assolutamente educate e gentilissime, ma erano persone, come dire, che si capiva, che leggevano le cose, su qualche cosa erano d'accordo, su altre no, magari poi, sai, come dire, ogni scarafone è bello a mamma sua, cioè, è difficile trovare un regista che dice no, ho fatto proprio una schifezza, mi è venuto male, tenterà sempre di difendere il proprio prodotto, e mi sembra giusto, come dire, io tento di difendere il mio dizionario, anche se ogni tanto scopro che avrei dovuto fare delle cose diverse, e quindi... insulti sul dizionario pochi, no, invece poi si è scatenato, e questo ahimè sui social, da cui mi tengo lontanissimo, il dibattito ogni volta, so che succede 3 stelle, 2 stelle, 4 stelle e mezzo, dovevo non capisce niente, non ama questo qui, ama troppo quello là. Diciamo che vado avanti per la mia strada, senza, perché se dovessi preoccuparmi, Alberto Pezzotta per esempio è uno che sui social ogni tanto mi dice, anche Filippo Mazzarella mi dicono: ah, cosa non sai, è successo questo, quello. Pazienza, nel senso che sono cose che accadono. Se penso di aver di essere stato ingiusto con un film, magari qualcuno me lo fa notare, cerco di rivederlo per magari l'edizione successiva, rifare la scheda. Più di una volta ho modificato i giudizi che del film, perché so, l'esempio più tipico all'inizio, nelle primissime edizioni, è stato La vita agra. La vita agra è un film che nella prima edizione, adesso mi ricordo, aveva 1,5 stelle. Lizzani non era, diciamo, uno dei grandi registi amati dalla cinefilia. E poi però lo vedi il film e dici: ma sono così stupido a non aver capito che è un gran bel film. E allora fai la scheda, aumenti le stelle, cose di questo genere. Succede ancora adesso, qualche volta le abbasso. Ecco, le abbassi anche, ti capita anche quello, cioè se sei molto aperto alla revisione. Devo dire sì, anche perché con quello che offre adesso il mercato mi piace di più rivedere i vecchi film. Confesso che durante la pandemia, invece di farmi di farmi stregare da qualche serie, da qualche ritiravo fuori vecchi film e lo vedevo non una volta, magari anche 2, 3 o 4, perché poi a rivedere i film è sempre il modo giusto per apprezzarli, per capire le sfumature, sì, ho rifatto l'estate scorsa, proprio prima di chiudere il dizionario,
mi ricordo che era uscito il Blu-ray di Omicidi a luci rosse, che era un film che allora, ai tempi, negli anni 80, mi aveva molto colpito. Arrivo a casa tutto trionfale, una sera faccio vedere, ragazzi, ho trovato Omicidio a luci rosse in Blu-ray, mettiamolo su che non si vede. C'era anche mio suocero a casa, il papà di mia moglie e mia moglie. I bambini, i due figli che sono scappati dopo due secondi, no, non ci interessa, per fortuna. E però è un film che è invecchiatissimo, veramente ti accorgi che dei film che in un certo momento facevano un grande effetto non reggono la prova del tempo, e infatti è sceso in questa edizione a 2,5 stelle. Ma rivedere i film ti aiuta anche a capire che cosa funziona e che cosa non funziona più. Ci sono dei film che hanno, cioè, che ti sembravano assolutamente imprescindibili, per cui ti sei accapigliato magari coi colleghi così, e che poi invece con gli anni dici, ma non lo so. Questo forse anche perché la contemporaneità costringe a ripensare il canone, no? Cioè qualunque, cioè il nuovo cinema è come se creasse delle nuove geografie anche rispetto al passato. In qualche modo un film che negli anni 60 poteva sembrare modernissimo, parlare dell'oggi in una maniera lampante, oggi un film degli anni 60 e quindi datato, e va messo alla prova di altri 60 anni passati dopo, certo. Io ti volevo chiedere una cosa abbastanza delicata che mi è venuta in mente in relazione appunto ai registi che leggevano il dizionario, leggono o le tue critiche sui quotidiani. Tu hai sempre consigliato a noi, nel momento in cui facevamo i critici, di non diventare troppo amici dei registi da questo punto di vista, e quindi mi chiedo, è complesso però gestire dalla tua posizione anche delle, come dire, estraniarti quasi dalla relazione che ti lega, anche dall'affetto che ti lega a una persona e anche al lavoro di quella persona, di un regista che ami particolarmente, per cercare di essere, come dire, totalmente oggettivo nei confronti di un film? Io lo trovo sempre un po' difficile, conosco sicuramente meno registi di te, però no, anch'io lo trovo difficile, e ringrazio Dio di essere a Milano e non a Roma, nel senso che a Roma sarei stato molto più, come dire, trascinato dentro incontri, ma come... Ho scoperto che mi soprannominano Grunch, nel senso che sono un po' ruvido, non i registi, delle giovani colleghi, nel senso che un po', vuol dire, il lavoro del critico è un lavoro un po' solitario, non fai fatica, cioè... Certo che conosco alcuni registi con cui c'è stata occasione delle volte, o per cui all'inizio, come dire, cercavo di difenderli, di aiutarli, di cercare poter parlare bene sui giornali. C'è stato un po' di qualche regista sono amico però in maniera sempre, però lo sanno, e devo dire che ho imparato a mettere un po' le mani avanti. Ci sono delle cose che mi piacciono molto, e però quando di film non mi piacciono cerco di dirlo. Ecco, ho imparato a non essere mai aggressivo, a non essere supponente, anche nelle recensioni che faccio per il Corriere della Sera, che sono quelle più di getto, diciamo, quelle meno meditate, perché il quotidiano ti chiede di scrivere al volo, cerco sempre di misurare le parole, non, cioè, poi le stellette mi costringono a essere molto, tra virgolette, onesto con me stesso, nel senso che non posso dire, mi ricordo che in passato ogni tanto leggevo articoli di colleghi che si capiva che erano molto amici di alcuni registi e facevano fatica a parlarne male se sbagliavano un film, lo leggevi tra le righe. Io, grazie a Dio, non ho mai voluto fare il regista, meno che meno, non ho mai voluto fare l'attore, perché so di essere totalmente un cane, non ho mai voluto scrivere sceneggiature, fare cose di questo genere, per cui non ho neanche queste tentazioni, diciamo. Ogni tanto qualche produttore mi ha detto, ma perché non fai un documentario per noi? Guarda, no, non sono capace, preferisco stare a casa mia.
Però è vero che qualche volta poi ti dispiace delle volte, come dire, perché dei registi su cui hai puntato, che credi che siano importanti, poi vedi che fanno dei film che un po' ti deludono. Prima ti chiedi, sei costretto a chiederti perché ti deludono, sei costretto a riflettere su questa cosa. E poi cerchi di dirlo in maniera onesta, ecco. Devo dire che mi ha sempre fatto molto piacere una volta, Tornatore era da Giusti, non mi ricordo perché film, se forse l'ultimo, e Giusti lo lì al Stracult, e Giusti lo punzecchiavo un pochettino, in certo momento dice no, però Mereghetti ha dato 2,5 stelle a questo film, e lui ha risposto preferisco 2,5 stelle da Mereghetti che 3 da un altro. E devo dire che questa cosa mi ha fatto un po' di piacere, nel senso che, immagino che mi stimi, io stimo lui, certi suoi film mi piacciono, certi altri meno, lo dico, però è così, il lavoro del critico è questo, non si può piacere a tutti. Il critico fa un altro mestiere. Dire, sono molto amico di Alberto Barbera, che fa il direttore di Venezia. E ogni tanto, quando parliamo così, lui difende sempre tutti i film. Io avrei dire, ma quello fa schifo, come hai fatto a prendere a selezionare quel film che non sta vincendo niente? Il direttore di un festival deve fare un'altra roba. Esatto, un altro lavoro. Esatto, e il critico fa un altro lavoro. Io credo che che il lavoro del critico sia un lavoro importante. Ci credo. E lo salvaguardi anche con quello che fai, è in dizionario anche, certo. Poi certo, poi posso sbagliare. Quello che tu hai detto adesso, secondo me, è molto interessante, anche pensando ai nostri studenti. Tu hai detto, non voglio fare il regista, non voglio fare lo sceneggiatore, non voglio fare l'attore. Cioè, tu alla fine hai fatto quello che avresti voluto fare, tu. La professione che fai è quella che ti sei scelto, insomma, è quello che ti piace. Sì, sì, assolutamente. Io, sono arrivato all'università nel novembre del 68, quindi potete immaginare, l'atmosfera che c'era. E però, tra le cose belle che mi ha lasciato quel periodo, mi ha lasciato l'importanza, la convinzione che il lavoro culturale sia un lavoro importante. La cultura è importante, mi è servita per fare non il salto di classe assolutamente, però per salire nella scala, diciamo, sociale, per me è stato importante. E penso che la cultura, allora, vi ricordo, se qualcuno, siete troppo giovani voi, però allora la cultura era un momento importante di discorso, di dibattito sulle cose, E io era trovo... anche il cinema. No, certo, anche il cinema, figurati, gli anni 60, gli anni 70 è stato un periodo assolutamente sconvolgente. Di bello era anche il cinema all'interno del dibattito culturale, intendo dire, certo, cosa che oggi non è... Assolutamente, figurati, in Italia il cinema è sempre stato centrale nel dibattito culturale, anche fin dagli anni 50. E pensavo che quel lavoro fosse importante, mi piaceva, ho cercato di darmi degli strumenti per farlo al meglio e continuo a pensarlo, ma fondamentalmente continuo a pensarlo perché io mi rendo conto che ho bisogno del lavoro dei critici in certi campi che non conosco, musica, arte, letteratura. Certi critici mi aiutano a capire meglio, a scegliere, mi guidano nelle scelte. Magari posso anche non essere d'accordo con loro, però mi danno sempre degli stimoli interessanti. Io spero col cinema di fare la stessa cosa, cioè di aiutare chi vuole muoversi all'interno di questo mondo, di dargli un piccolo aiuto, una guida con cui magari si può discutere, si può litigare, figurati, ma che però, di cui riconosce in qualche modo la credibilità. Ecco, la credibilità. Posso dire che questo è un discorso molto importante che bisogna in qualche modo cercare di salvaguardare, perché il critico
in un'epoca in cui ha progressivamente perso l'autorità che appunto aveva negli anni 50, 60 e poi è andata scemando, è ancora qualcosa di molto importante, perché come diceva Serge Daniei, no, è il traghettatore, quello che porta l'opera a un pubblico, è un ruolo molto importante, e io ormai penso sempre di più che nel momento in cui viene a mancare questa figura rimane solo il mercato. Questo è qualcosa di molto pericoloso, per cui annullare, non riconoscere più l'autorità di chi, perché autorità sembra anche una parola un po' inquietante, no? In realtà di chi ha lavorato tutta la vita per appunto rendere intellegibile anche un discorso culturale, nel momento in cui si sottrae quella figura rimane solo il mercato e il potere del mercato di decidere per noi. Quindi questo è un piccolo excursus. No, è vero, è fondamentale. Devo dire che questo è molto legato al fatto che oggi è anche legato al discorso della cultura in generale, il critico, l'intellettuale, insomma, dire un intellettuale è diventato un po', viene usato da certi come un insulto nei confronti, cioè vai a lavorare, sei un intellettuale, ma cerca di andare a lavorare, non ha mai lavorato, cioè quelle cose lì. E quindi forse è anche importante su questo invece mantenere molta centralità e molta attenzione, insomma ridare assolutamente dignità a tutta una serie di ruoli, che non è questione di autorità, anche se io capisco benissimo in che senso l'hai detto tu, ma è questione proprio di continuare un lavoro di ricerca, di approfondimento, di incoraggiare la sperimentazione, perché senza questo, tra l'altro, non va avanti neanche il mercato. Quindi, se anche vogliamo lavorare per il mercato, e il mercato non lo possiamo ignorare o eliminare, però se manca tutta questa parte, tutta questa ricerca, questo ragionamento, questa apertura, anche il mercato si riduce veramente a pochi inutili prodotti, cloni uno dell'altro. Penso che... sì, beh, anche la capacità di storicizzare e di mettere in prospettiva in un'epoca che tende sempre di più all'orizzontalizzazione dei discorsi, e pensiamo anche ai social, in qualche modo anche a una riduzione, a quella che si dice oggi critica semaforica, per quanto il dizionario dia dei pallini e delle stelline, in realtà argomenta in maniera molto precisa e rigorosa il proprio pensiero. Non si può dire la stessa cosa, insomma, appunto del mare magnum della rete. Le stelline, volevo chiedere questo, le stelline sono un po' una necessità imposta giustamente come strumento di sintesi, o una tua scelta, Paolo? L'idea, a parte che esiste non solo nel dizionario, insomma, è una prassi consolidata. Ma tu il discorso delle stelline lo vedi con favore, una scelta? Come dire, difendo l'idea di mettere anche loro in una scheda, nel senso che ti costringe a una scelta precisa. Quando tu incontri un amico e dici ma devo andare a vedere quel film lì, non è che cominci a dire sì, no, è bello, è brutto, adesso due stelle, in qualche modo è quello. Poi certo non devi fermarti soltanto a quello, anche perché sicuramente se mettessi in ordine in fila tutte le 33.000 stelline di questo dizionario scoprirei che ma come ho dato 2.5 a questo che però è più bello di quello là che ne ho date 2, cioè è un pochettino anche, come dire, da argomentare all'interno. Però le schede, siccome ormai nella primissima edizione le schede erano brevissime, erano 3-4 righe, proprio sull'idea del Maltin che faceva così. Poi pian piano ho scoperto che non mi piaceva questa cosa, che volevo argomentare meglio, sia il riassunto, mi sembra importante. Sono diventato un grande fan dei riassunti. Poi dopo che ho trovato un elogio che Grazia Kerchi ha fatto di Edmund Wilson, cioè il famoso critico letterario americano, dove diceva che i suoi riassunti erano già delle, come dire, delle analisi critiche, allora sono tranquillo, vado sul sicuro, no. Ma, e poi soprattutto la capacità di argomentare. Solo le stelle, quando mi dicono ah, ma hai dato 2.5 a C'era una volta in America, non lo so, una stella e mezzo a un film di Tarantino, e dico, vabbè, ok, l'ho dato, però poi c'è una scheda che cerca di spiegare perché. Fermarsi alle stelle mi sembra sbagliato, mi sembra giusto metterle, nel senso che uno ha immediatamente uno sguardo sul valore di questa cosa. E per quello che poi rivedo spesso i film, mi auto giudico per vedere se ho fatto bene o ho fatto male,
Ho già cominciato a riflettere su alcune schede per la prossima edizione, evidentemente. Però la cosa fondamentale è che non ci deve fermare lì, ecco, cioè ci deve essere qualcos'altro. Se no diventa soltanto una provocazione, se no diventa il libro da bruciare, chi se ne frega. Ma infatti, da scusami. Scusa Alessandro, perché questo... No, ci arriviamo, infatti... Quello... Ci arriviamo, ok. Volevo parlare proprio delle modalità anche con le quali vengono stese le schede, no? Proprio della scrittura, perché ovviamente io poi vengo da scuola hemingwayiana e Raymond Carveriana, sono un amante della sintesi, per me è sempre una sfida meravigliosa condensare, no? il giudizio, il pensiero, il racconto di un film all'interno di 800, 1000, 1500 battute. E l'altro, forse secondo grande insegnamento era stato quello che ogni film ha una sua specificità e bisogna cercare di raccontarla, no? Che sia il film più brutto della storia del cinema, il più bello, comunque quel film è particolare e quel film non è un altro, e quindi provare a rendere conto di questa specificità. E anche in questo senso, ripeto, si misura la, in qualche modo, modestia del lavoro che c'è dietro il dizionario, per cui il film viene sempre prima. Poi ci sono anche dei modelli ironici di trattare i film che sono poco riusciti. Io ricorderò sempre la definizione di un film, è girato come un video per un matrimonio. Okay, non citerò il titolo, però insomma si cerca anche di cambiare, sono 33.000 schede, quindi ogni volta bisogna anche dire qualcosa di diverso. Però c'è sempre sostanzialmente un grande rispetto. Però anche da amante della scrittura, ecco, ho sempre ammirato questo desiderio di trovare sempre la parola giusta, l'aggettivo giusto per il film, per un attore, per un problema di sceneggiatura, perché la seconda parte non funziona come la prima. Quindi vorrei chiedere anche a Paolo se aveva dei criteri in testa o anche dei critici di riferimento, così come fari dal punto di vista della scrittura sul film. Critici di riferimento ne avevo uno solo, che non si occupava di cinema ma di storia dell'arte, che era Gombrich. Se tu leggi la sua storia dell'arte ti accorgi che ti spiega le cose più complesse in una maniera semplice ma non mai superficiale, con molta precisione, con giustezza, però senza sbrodolarsi, come dire, la storia dell'arte cosa saranno 300 pagine e raccoglie 3.000-4.000 anni di storia. Quindi quello era il mio, diciamo, il faro che mi illuminava. Poi ho sempre cercato di selezionare, edizione dopo edizione, delle persone che naturalmente cerco di mantenere, qualcuno ha altri impegni, qualcuno lavora meno, ma cerco di lavorare sempre con un gruppo con cui ero in qualche modo in sintonia, nel senso che avevamo la stessa, tra virgolette, idea di cinema. Il cinema è una finestra aperta sul mondo, adesso tanto per dare una definizione che capiscono tutti. Sicuramente nessuno tra di noi è un allievo di Strakult, con tutto il rispetto che uno può avere per quelle scelte. È un altro tipo di scuola, diciamo, un altro tipo di idea. L'altra cosa fondamentale è che il film viene prima del critico. Ci sono dei critici che vengono prima del film. Tanto per non fare nomi italiani, Pauline Kael è una regista, è una critica che ha trovato, ha costruito la propria immagine proprio sul modo con cui attaccava o difendeva i film. Era più importante lei quasi dei film del modo con cui. In Italia ci sono state anche delle imitatrici della Kael, degli imitatori. Ecco, questo modo di fare critica non mi piace. Io penso che il film venga prima di me, sia più importante, anche se naturalmente è il film più brutto del mondo. Anche del film più brutto del mondo io sto un gradino più sotto. Un gradino più sotto, e però mi aiuta, cioè un gradino sotto che però mi permette di spiegare perché quel film è bello o brutto. Io penso che un lettore dalle mie schede si aspetta questo.
Mi ricordo una bellissima recensione che aveva fatto Tatti Sanguinetti su Panorama di Amarcord, che era una recensione fatta soltanto di verbi o di aggettivi. Bellissimo, va benissimo, vuol dire affascinante, però le mie schede sono diverse, sono un'altra cosa. Devono prendere il lettore e per mano portarlo all'interno di quel film e spiegargli perché è bello o brutto, senza dare niente per scontato. Questa è la cosa fondamentale. Quindi non deve essere un linguaggio astruso, non deve essere un atteggiamento supponente. Io penso, cioè dire, poi il mio dizionario avrà mille difetti, però per esempio le schede dei cinepanettoni sono fatte con la stessa attenzione e la stessa precisione delle schede dei film di Ingmar Bergman. Naturalmente, non metto sullo stesso piano Bergman e Neri Parenti, no. Però c'è lo stesso impegno nel raccontare, nell'affrontare queste cose, che mi sembra, per cui i miei collaboratori questa cosa la sanno e qualche volta lo faccio notare, qualche volta intervengo io e basta, ma intervengo spesso sulle schede che mi danno, perché voglio... È un modo di fare critica che a me piace e penso che abbia un suo senso. Poi ce ne sono 250.000 altri. Lo so, per esempio, che in questo modo mi perdo un pochettino quella capacità di ritrovare un po' la magia di certe opere, perché magari hanno bisogno di divagazioni più lunghe. Guadagno delle cose e ne perdo delle altre. Quella magia cercherò, se posso, di ritrovarla in articoli che scrivo per altri mezzi. Sul dizionario no, il dizionario ha bisogno di essere, tra virgolette, preciso, attento, documentato, appunto paste ceci e non paste fagioli e cose di questo genere. Poi magari tra un po' possiamo anche prendere in considerazione le domande che stanno arrivando nelle chat. E visto che Minni stava introducendo anche la questione del lavoro di gruppo, quello che è affascinante è che il dizionario ha una sua cura editoriale ben precisa, riconoscibile, uno stile, no? Nell'affrontare le opere, ma alla fine si è in tanti a scriverle. Quindi forse è interessante anche per chi ci sta seguendo che tu racconti come funziona questo lavoro di squadra, sia in termini di attribuzioni magari che di scelte e nella correzione dei testi e così via. Ma diciamo che appunto ho raccolto un gruppetto, una decina circa di critici, di cui, come ho detto, condivido generalmente l'approccio cinematografico, ecco, perché non... E poi diciamo che le schede devono avere una gabbia abbastanza rigorosa. Rispetto a queste cose è chiaro che quando questi collaboratori mandano le schede comincia un lavoro di revisione che non è soltanto dei punti e delle virgole, ma proprio un tentativo di spiegare bene e meglio magari l'argomento, affrontarlo, distenderlo se ha bisogno di essere disteso, oppure ridotto se ha bisogno di essere ridotto. C'è una specie di misura che è un po' difficile spiegare e che, confesso, in quest'ultima edizione per qualche scheda non sono stato capace di trovare, di controllare, nel senso che ci sono delle schede alla fine ho visto che sono un po' troppo lunghe, perché ci sono tante cose da dire, però in generale anche la forza della sintesi, la capacità di sintesi è una qualità, senza essere generico, è una qualità per me importante. E qua spesso, non so, qualche volta mi arrivano le schede, le leggo, ho dei dubbi, dico ma scusa, ma quell'argomento lì perché l'hai lasciato in sospeso, quella cosa là perché l'hai detta così invece che altra. È un lavoro molto molto lungo,
dove forse la cosa fondamentale è quella di spersonalizzare le qualità dei singoli, però in nome di una chiarezza, di un'efficacia, di una fruibilità che mi sembrano poi le cose fondamentali del dizionario. Come dire, il dizionario è fatto così, i dizionari sono fatti così. Cioè, naturalmente, quando selezioniamo, cioè diciamo che a un certo momento cominciamo a distribuire i film, in generale tendo a affidare blocchi di film in sintonia con quello che uno conosce, sente e dice, nel senso che ci sono dei collaboratori che si sentono più in sintonia con certi autori, quindi cerco di darli a loro, perché no? Oppure un certo tipo di genere, perché no? Come dire, un po' di passione fa bene nelle schede, assolutamente. Poi naturalmente ognuno si deve prendere una parte di schede bidone, che siccome ci sono i film bidone che arrivano, poi ci tocca prendere anche un pochettino di schede bidone, che so che si fanno fatica a fare, perché certi film dovrebbe dire ma perché non cambia mestiere? Cerchiamo di non usare mai queste locuzioni, diciamo, anche se qualche volta verrebbe voglia di farlo. E però, diciamo, cerchiamo di equilibrare. E poi, adesso che siamo abbastanza avanti nel lavoro così, ognuno magari propone, cioè, ma perché non facciamo una revisione globale di un regista? E allora lì, come dire, ognuno fa le proprie proposte e perché no? Uno cerca di metterci anche quel po' di entusiasmo, quel po' di conoscenza in più, quel libro in più che ha letto e cose di questo genere. Mi piace molto questa cosa, perché soprattutto per quei registi che non ci sono più, vale la pena di rivedere globalmente l'opera, se uno ha tempo e voglia. Alessandro, per esempio, ha rifatto tutte le schede di Cassavetes, mi sembra che sia venuto un lavoro ottimo da questo punto di vista. Abbiamo rifatto le schede di Agnès Varda, le schede di Vaida, per esempio. Siccome è uscito un straordinario, monumentale baule in Polonia con tutti i film di Vaida sottotitolati in inglese, perché anche il problema è anche questo, è anche quello di reperire il materiale, perché ormai non basta più la memoria. O per fare un piccolo esempio, la scheda di Detour, il principe dei film di serie, dei noir di serie B americani, è stata rifatta per questa edizione. Perché? Perché un collega di cui ho detto: scusa, ho rivisto Detour, ma quella scena lì, quel piano sequenza lì di cui dici non c'è. Eppure era un piano sequenza che tutti i libri, gli articoli che parlavano di Detour citavano. Si vede che il primo l'aveva scritto e gli altri tutti dietro. Quindi bisogna anche controllare le cose, per cui controlli il film, lo vedi, grazie a Dio è uscito in edizione in DVD, che non sarà eccelsa, ma però vuol dire che è tutto, e fai e controlli e fai e schedi e rifai, perché il problema è anche questo, quello di riuscire a trovare le opere. Poi abbiamo rifatto anche i film di Gianni e Pinotto, i film di Francis il Mulo Parlante, perché non è detto che bisogna soltanto affrontare i capi d'opera. Io, se una qualità di questo dizionario, e mi sembra che i miei collaboratori da questo punto di vista mi seguono, è quello di non essere dei maniaci di un certo regista, di un certo genere, di un certo, no, come dire, cerco anche un po' di curiosità generale, e quindi c'è la stessa attenzione sui film di Ozu o di Naruse, che abbiamo implementato molto proprio perché si trovano finalmente in DVD o si riescono a vedere in rete, ma anche i film di, appunto, di Gianni e Pinotto, che sono brutti, i film di Francesco Nuti, che non sono belli, ma che però meritavano un modo di essere raccontato migliore.
Senti, proprio in relazione anche alla questione della reperibilità che ormai appunto ha spalancato dei territori immensi, c'è una domanda, non so se la possiamo visualizzare, di Mattia Borgonovo, che chiede questo, proprio perché questi requisiti sono anche mutati nel tempo. Quali sono i requisiti che un film deve avere per essere incluso all'interno del dizionario? Perché negli anni 90, insomma, forse c'erano anche degli steccati che poi sono crollati completamente, no? Ma diciamo che non mi sembra che ci siano dei requisiti, se non la capacità umana di accorgersi di certi film, di vederli e di schedarli. Se uno guarda, non è che facciamo soltanto i film a 3 stelle, 4 stelle, ma ci sono anche i film che sembrano brutti, ma che però, cioè, in fondo il dizionario vorrebbe essere un aiuto allo spettatore, e quindi cerchiamo di mettere tutto, no, ma buona parte di quello che lo spettatore si trova, per cui da 2 o 3 edizioni a questa parte ci sono anche i film prodotti dalle società di streaming, i film prodotti da Netflix, i film prodotti da Amazon, cioè ci sono i film che una volta c'erano soltanto i film che uscivano al cinema, com'era bello quel mondo, eh? Poi di fatto uscivano soltanto i film, cioè i film che uscivano al cinema in Italia o quasi. La prima edizione era così. Poi naturalmente queste cose sono allargate. I festival sono diventati non soltanto, come dire, sono diventati anche dei modi per far conoscere, magari con delle sezioni laterali, certi film che altrimenti non avrebbero vedere, non conosceremmo almeno. Abbiamo, quindi non è che ci sono dei requisiti per cui deve essere, certo, di fronte alla marea di film che vengono prodotti da società di streaming o che finiscono in streaming, cerchiamo di selezionare per il possibile quelli che hanno un regista conosciuto, un attore, un'attrice con un certo nome, perché ci sono dei film che proprio, però siccome bene o male siamo tutti curiosi di questo mestiere, le suggestioni che ci arrivano da questo o da quel lettore, le prendiamo in considerazione. Se scopriamo che c'è un film di cui in qualche modo sta crescendo l'eco da qualche parte, beh, andiamo a vederlo, cerchiamo di vederlo e di schedarlo. Poi naturalmente escono troppi film, escono tonnellate di film, siamo umani. Io, ma spero anche i miei collaboratori, vogliamo prima vivere, abbiamo mogli, figli, amanti, non lo so, animali, cani, hobby, tutto quello che volete, e quindi non è che proprio solo schedare film, perché la vita... Esatto, anzi adesso vi mollo perché vado a fare un giro che c'è il sole, ma no, nel senso che i requisiti sono la nostra forza, la capacità umana di arrivare e di riuscire a fare delle schede sensate, a vedere il film e a fare delle schede, ecco. Io leggerei una domanda di Alberto Sparapan, che mi sembra interessante, proprio riferita alla platea dei nostri studenti. E Alberto Sparapan dice: «Gentile Paolo, alle volte nelle sue recensioni di opere prime lamenta, tra virgolette, la presenza di ingenuità da esordio. Quale consiglio spassionato darebbe a un giovane studente regista per evitare simili imprudenze? La ringrazio». Non lo so, direi cercare di mettere soltanto le cose che ti sembrano essenziali, che ti sembrano necessarie, sfrondare tutto il resto. Le ingenuità, adesso non so a che scheda specifica si riferisce, però le ingenuità spesso sono la voglia di dimostrare
la propria bravura, un drone in più, una ripresa dal cielo in più, un movimento di macchina arzigogolato in più, un'inquadratura sbilenca in più. Se sono necessarie queste cose, ben vengono, ma troppe volte ti accorgi che sono delle cose per cui uno diceva guardate come sono bravo. Capisco che uno, come dire, abbia voglia di dimostrare quello che vale, però io penso che la forza del cinema sia proprio quella di essere capaci di farci vedere le cose con un occhio, di uno sguardo diverso, perché le storie che racconta sono sempre quelle, sono 7-8, non sono di più, però magari ce le racconta approcciandole in una maniera diversa. Questa maniera diversa però deve essere importante, non è soltanto che metto lì, mi metto così di inquadratura e allora chissà cosa voglio dire. Provate a pensare, le cose che sono veramente necessarie, servono veramente al senso del film, a aumentare o a confermare il senso del film, o sono come dire, delle concessioni che faccio al mio narcisismo di regista. Poi siamo tutti un po' narcisi, abbiamo gli errori, li facciamo tutti. Il mio compito è quello di sottolineare che magari non andrebbero fatte. Se uno poi può riesce a evitarle, è meglio. Magari in questo senso ti farei quasi una domanda a bruciapelo, che in realtà è anche una domanda molto ampia, ti permette di rispondere come meglio credi. Com'è la situazione del cinema in Italia in questo momento, in particolare riferimento agli esordienti? Ci sono delle voci nuove, degli sguardi nuovi su questo nostro orizzonte un po'? Io penso che il cinema italiano sia messo bene dal punto di vista dei registi, degli attori, delle attrici, e si è messo male dal punto di vista della distribuzione e della produzione. Male nel senso che sono due colli di bottiglia che spesso finiscono per far passare soltanto certe, cioè vogliono un po' troppo andare sul sicuro, e andare sul sicuro è il discorso che faceva prima Minni rispetto al fatto che il mercato, che come dire è questa specie di Moloch, finisca per riproporre sempre le stesse cose, copiare sempre se stesso. Un cinema che ha gli esordi dei fratelli, dei gemelli di Innocenzo, non è un cinema che può andare male, come dire, è un film, un cinema che ha il giovane Castellitto, il suo film non mi ha entusiasmato, però come dire, è uno che ha tre idee in testa, poi speriamo che le metta, la prossima volta le svolga meglio, però ci sono queste cose, queste persone, ci sono dei documentaristi bravissimi che fanno dei film molto molto interessanti. Non ho visto Pino di Walter Fasano che ha presentato a Torino, ma me ne parlano come di un film, di un documentario che vale veramente la pena di vedere. Lui è il montatore dei film di Guadagnino, adesso tanto per fare discorsi. Io penso che dal punto, ma anche per esempio degli attori, il problema del cinema italiano è che non è capace di costruire uno star system, cioè non è capace di credere e di costruire qualcosa che imponga queste figure non soltanto, come dire, a chi ne apprezza la bravura, ma anche a chi ne apprezza il, tra virgolette, il fascino, che non vuol dire soltanto belle donne, naturalmente. Come dire, ci è voluto Sanremo per scoprire Favino. Questa cosa è abbastanza curiosa. Cioè, prima non l'avevamo Favino, però ci è voluto Sanremo. Nel senso che c'è bisogno qualche volta, e questo però non è compito degli attori o dei registi, è compito di un sistema produttivo e distributivo che decide di credere in quello che ha in mano. E invece queste cose non succedono. Siamo ancora lì che i film che trovano, che hanno benzina per uscire, sono sempre le solite 10 commedie fatte così. I produttori, secondo me, rischiano poco, oppure, e questo è un altro difetto, puntano tutto su un regista, cioè ci sono quelle accoppiate regista-produttore.
Per cui poi delle volte il produttore, il compito di questo produttore è quello soltanto di permettere al proprio allievo, il proprio poulain preferito, di fare quello che vuole. E invece un produttore deve avere anche un rapporto dialettico con, adesso non dico tornare ai tempi di Ponti e De Laurentiis, però o di Selznick e di Louis Meyer, però un pochettino di dialettica ci vuole, perché ognuno fa dei compiti diversi. Certo, ci sono dei bravi produttori che cercano di offrire a dei registi giovani delle cose, ma cioè, ci sono veramente, adesso non mi ricordo neanche i nomi, perché ormai la mia memoria è fatta con il Gruviera, però quel film che ha fatto quella ragazza sul tribunale, dove c'è con la ragazzina che si è visto quest'estate, che mi sembra, non mi ricordo come si chiama, cioè che anche in Davide Donatello, ci sono dei film, delle opere prime, ma molto curiose, interessanti, che potrebbero aiutare il cinema a cercare, ci sono delle energie che cercano nuove soluzioni. Il problema è che poi queste cose non le vede nessuno, non escono, finiscono tutti in un festival, perché ormai vanno tutti al festival e poi in quel festival lì non le vede nessuno, perché non riesci, come dire, è veramente un sistema, è un mercato complicato che andrebbe un po' ripensato. Poi non so bene come, non ce la faccio, però chi è a capo di queste cose dovrebbe porsi anche questo problema. Io sono stato per 2 anni in una commissione del Ministero per dare le sovvenzioni ai film. Eravamo in 3. Siamo lavorati come pazzi. Io, Magrelli e la Cicogna, la produttrice di Indagine su un cittadino. Abbiamo lavorato come pazzi e abbiamo selezionato, mi sembra, non abbiamo fatto dei grandi errori, nel senso che poi vedendo i film che abbiamo, ormai sono fuori da 1 anno, le cose, come dire, funzionavano. Il problema è che poi questi film, una volta prodotti, cioè uno pensa soltanto agli aiuti di Stato, agli aiuti delle Film Commission, e poi però bisogna farli vedere questi film, bisogna che abbiano vita, che si diano da fare, che cerchino, invece no, invece il rischio è proprio questo, che poi non li vede nessuno, cioè li vedono pochi, che si buttano via, per cui poi uno, il rischio è che uno in qualche modo si compiaccia soltanto di se stesso, dice: ah, non mi vuole nessuno, chi se ne frega, io voglio fare il mio film e faccio quello, no, e non, quindi non penso più. Rileggevo in questi giorni fare un film di Fellini e c'è una frase che mi ha colpito, dice: io non sono capace di fare un film senza pensare a un pubblico che possa vederlo. Anche questa cosa è fondamentale, ragazzi, quando uno fa un film poi ci sono quelli che fanno di tutto per non farlo andare dal pubblico, verso un certo pubblico. Non so, certo, non è colpa, cioè, nessuno di noi tre può cambiare le cose, però se queste cose in qualche modo si dicono, così magari qualcuno che è in alto comincia a pensare. Io spero che questo anno e mezzo di crisi cinematografica spingerà qualcuno a cambiare un po' le cose. Non so, Minni, se volevi intervenire. Ma non lo so, perché questo apre veramente una marea di considerazioni diverse. Allora, prima pensavo, mentre Paolo parlava, proprio rispetto a come vengono fatte le scelte per il dizionario, perché tutto c'entra con tutto, veramente, proprio una questione di visione generale. È una delle cose che a me piacciono di più del dizionario, che ci si trovi veramente tutto, che con pari dignità, al di là poi del giudizio critico ovviamente indispensabile e sacrosanto e opinabile, però che ci sia dal film più indipendente al cinepanettone, perché questo per me è come dovrebbe essere il mercato. Quando allora, noi siamo un'industria, quindi il mercato è inutile guardare con snobismo o con fastidio al discorso del mercato. Questa è una cosa che io anche
con i miei studenti, così è una cosa alla quale pongo sempre molta attenzione. Ricordiamoci che siamo, o dovremmo essere, secondo me lo siamo anche troppo poco in Italia, un'industria cinematografica, si chiama così. Quindi il mercato è la parte del prodotto artistico, di altissimo livello, contenuto artistico, culturale, però un prodotto. Quindi secondo me sarebbe bello, come avviene nel dizionario, che fuori nel mondo normale ci fosse spazio per tutto, ovviamente con numeri diversi, però che ci fosse spazio per il film di esordio più piccolo e più sconosciuto, fino al grande film di intrattenimento che a me non interessa, ma che ha diritto ad avere un suo pubblico. Non sono io che devo giudicare se quella cosa ha diritto o non ha diritto ad arrivare al pubblico. Poi ci sono delle cose che non dovrebbero veramente arrivare al pubblico, ma questo è un altro discorso ancora, ma questo si trova, è trasversale, si trova un po' in tutte le esperienze, da quella più indipendente fino a quella più commerciale. Quindi, non lo so, sarebbe molto bello che invece tendiamo sempre a ritrovarci in un sistema di monopolio culturale, di monopolio commerciale, per cui va questo genere, inondiamo le sale, gli schermi, le TV, la rete, di quel determinato prodotto, perché è quello che il pubblico vuole. Però noi lo sappiamo che questa è anche un po' una falsità. Il pubblico, se viene esposto continuamente a quel prodotto e viene bombardato con quel prodotto, poi guarda e quello si tiene. Invece la cosa bella, ed è quello che noi cerchiamo di fare tanto anche a scuola con i nostri studenti, è di aprire gli occhi a 360 gradi, di essere liberi, aperti, affamati, curiosi, di guardare. Poi è chiaro che ti trovi il tuo gusto, il tuo personale stile, la tua strada, però tu veramente devi conoscere tutto, devi avere la possibilità di scegliere. Il pubblico deve avere la possibilità di scegliere. Chiaramente, insisto, con numeri diversi, non puoi pensare di far uscire in 300 copie, 500, 700, un film piccolino. È anche giusto che abbia uno spazio di nicchia, ma deve essere uno spazio valorizzato, a cui si attribuisce importanza e cura, esattamente come per gli altri film, che è un po' quello che avviene dentro il dizionario. La cura è la stessa, poi al pubblico il giudizio, a ciascuno di noi la scelta se vederlo o non vederlo, e a ciascuno di noi la possibilità di mettere in discussione la scelta di Paolo, di Alessandro, che dice 4 stellette, per me assolutamente no, sono 2. Però è così che andiamo avanti, è così che il mercato è ricco, è così che tutti troviamo una nostra collocazione come pubblico, come artisti, come critici, come fruitori. Io credo tantissimo in questo discorso, ma proprio tantissimo. E quando Paolo dice i produttori e i distributori, cioè è un po' vero, perché noi impediamo ai nostri giovani talenti di crescere, di sperimentare, perché gli diamo subito delle formule alle quali si devono attenere, e o ti attieni a questa formula oppure sei fuori dai giochi, e questo è proprio ingiusto, perché tu in questo modo non puoi crescere e quindi non puoi diventare, non puoi aspirare a, questo è terribile. E i produttori come distributori tendono a replicare delle formule, poi sono degli imprenditori, c'è una parte di questo che è giusta, è doverosa. I distributori, gli esercenti non sono dei mecenati, non fanno beneficenza, devono trarre dei profitti dal proprio lavoro. Il lavoro di tutti noi, cosa che non mi stanco di ripetere, non è un hobby, è un lavoro, per cui deve avere a fronte di questo un rientro, una retribuzione, dei margini di profitto, se no non andiamo da nessuna parte. Però è la varietà, secondo me, che paga, la possibilità di tanto spazio. Non so anche se posso intervenire, scusami, se può magari portare alla domanda successiva che magari volevi anche fare riguardo la situazione attuale, forse qualcosa, visto che siamo anche in un ambito di scuola di cinema, si potrebbe fare a livello di istruzione, perché Paolo conoscerà sicuramente il libro di Bergalà, no? L'ipotesi cinema, che
il libro scritto sulla riforma dell'insegnamento del cinema nelle scuole superiori francesi, cioè qualcosa forse si potrebbe fare anche da noi per creare un pubblico, no? Un pubblico un po' più istruito e colto in senso positivo, perché sembra che non si possa dire non solo più intellettuale ma neanche colto. Esatto, ma neanche colto. Ecco, quindi perché quello è il pubblico, ed è il pubblico di un'industria che potrebbe funzionare meglio se noi insegniamo che cos'è il cinema già nelle scuole medie e superiori magari. Certo, non si dovrebbe, cioè non si potrebbe, si dovrebbe fare una cosa del genere. Come a scuola obbligano i ragazzi a leggere dei romanzi che sono indipendenti dal programma, diciamo, di grammatica, di sintassi o di cose di questo genere, così allo stesso modo bisognerebbe fare con i film. Io da questo punto di vista sono assolutamente convinto che soltanto attraverso, come dire, un'educazione che passi dalla scuola si possa arrivare, con tempi ahimè un po' lunghi, a creare un altro tipo, un pubblico diverso. Finora le esperienze che fanno, e Milano, diciamo, da questo punto di vista è all'avanguardia, perché è la città italiana dove, Covid permettendo, c'è la maggior varietà di offerta cinematografica, molto più di Roma, molto più di Bologna, nonostante la Cineteca, molto più di Firenze, nonostante il lavoro, come si chiama, la Colonia, no? La compagnia. La compagnia, ecco, cioè, voglio dire, tutte cose eccellenti. Ma Milano da questo punto di vista è molto più ricca di offerte. E però sono tutte offerte che poi alla fine finiscono per confermare un pubblico che già è disposto a vedere queste cose. Ogni tanto, come dire, ho due figli adolescenti, li costringo a vedere dei film che non vorrebbero vedere, faccio un po' di fatica, magari perché sono in bianco e nero, e però poi alla fine dopo rimangono inchiodati allo schermo e si accorgono. A scuola hanno fatto leggere a mio figlio alle medie Il giovane Holden e è rimasto folgorato, come dire, ha scoperto una cosa che non pensava. Come obbligano a leggere dei film, a leggere dei libri, bisognerebbero obbligarli a vedere dei film, perché è soltanto così che, vuol dire, che si costruisce un pubblico diverso. Abbiamo perso per troppi anni, siamo andati come i gamberi all'indietro, convinti che queste cose non servissero, che e anche da questo punto di vista i vari governi si sono preoccupati casomai di aiutare chi lavorava nel cinema con sovvenzioni, con un po' di, ma non si è preoccupato di formare una cultura cinematografica. Poi 50 anni dopo scopri, io sono rimasto folgorato da questa ricerca che è uscita l'anno scorso fatta dalla Banca Centrale di New York, che ha scoperto come negli anni 30 in Germania, perché avevano i documenti per poter fare questa inchiesta, le zone, i land dove c'erano stati più morti per la spagnola e avevano investito meno in termini di cultura, quindi di sovvenzioni ai cinema, ai teatri, così, sono quelli che hanno votato in numero maggiore per il nazismo crescente, per il nazismo nascente. Vuol dire, certo, non vorrei trovarci fra 40 anni che fanno una ricerca sull'Italia e scoprono che siamo finiti malamente. Il legame tra il livello, diciamo, della civiltà di un paese e l'investimento sulla cultura è diretto, è univoco, non ci sono santi. Non parlo naturalmente soltanto del cinema, parlo anche della letteratura, parlo anche dei musei, parlo anche della musica. Tutte queste cose sono fondamentali. L'altro giorno c'era l'appello dei musicisti inglesi che adesso con la Brexit fanno fatica a venire in Europa a suonare. Nessuno ci pensa, perché poi discutono soltanto quando fanno la Brexit dei pesci, se i pescherecci francesi possono andare di qui e di là, le industrie così. Però poi ci sono anche i contraccolpi culturali dobbiamo farci carico. Queste sono le cose fondamentali che bisognerebbe sollevare.
Infatti, proprio tornerei a quello che dicevo all'inizio di quel tuo articolo Cinema e teatri da riaprire, dove tu hai fatto una bellissima riflessione che va un po' oltre al fatto delle sovvenzioni e del salvataggio dei posti di lavoro, che ovviamente è fondamentale e importantissimo, ce lo diamo per scontato, però insomma l'idea di riaprire una discussione e insomma di riportare l'attenzione sulla centralità della cultura. Allora, nel momento in cui si chiude tutto, si chiudono i teatri, i cinema, i musei, le sale da concerto, però non si chiudono, giustamente entro certi termini, i centri commerciali, i grandi magazzini, insomma i grandi centri di consumo, per cui si opera una netta distinzione tra dei consumi che vanno comunque salvaguardati e tutelati e dei consumi che sono assolutamente superflui e inutili. E quindi forse è proprio riportare un ragionamento fondamentale su questo, no? Al di là del ristoro immediato o di queste soluzioni. Il problema è la prospettiva con cui uno guarda a queste cose. Come dire, veniamo da un anno, e ne avremo, secondo me, almeno altri 6 mesi uguali che aprono. Come dire, dove, certo, primo problema, aiutare chi ha perso il lavoro, chi non ha potuto aprire, chi è rimasto per strada. Questo è fondamentale. Certo. Nessuno lo mette in discussione. E da questo punto di vista il Ministero, il Governo ha fatto anche per il cinema. Il problema è che se uno si ferma a queste cose, come dire, un conto è lo spirito, diciamo, consumista, l'animo consumistico delle persone che era stato educato o diseducato a lungo nei decenni scorsi e che pian piano speriamo possa riaprire i negozi. Quando riaprono i negozi vedi che le persone corrono tutte fuori a vedere così. Un conto è aiutare però anche a immaginare una rinascita di interesse per la cultura in generale, non soltanto, cioè, il cinema naturalmente, perché non è soltanto il fatto, cioè, bisogna pensare a come far ripartire queste cose, a come aiutare dopo i ristori a rimettere in moto la macchina, che è complicata, perché se no, vuol dire, non ci sono film importanti, il pubblico non torna al cinema. Il pubblico non torna al cinema, non ti do i film importanti. Ma è un gatto che si mangia la coda, bisognerà pensare in qualche modo come impedire queste cose, facendo pagare meno tasse, aiutando, cioè, ci sono milioni di modi per fare una cosa di questo genere. So che stanno lavorando. C'è stato un convegno fatto dall'ANAC dove hanno parlato alcune persone e, guarda caso, gli interventi più interessanti sono stati quelli dei distributori che si vedono proprio lì in mezzo e che dicono: non possiamo, riapriamo, ok, diamo i nostri film così, no? Vuol dire, anche noi abbiamo dei problemi e però dobbiamo cercare di costruire, diteci che volete riaprire fra un mese e mezzo, cominciamo con una campagna di propaganda, una campagna pubblicitaria, di comunicazione, riapriremo il 15 di marzo, adesso dico un nome, una data a caso, benissimo, per il 15 di marzo, per una settimana organizziamo una serie di eventi, cioè, è chiaro che non si può pensare che tutto improvvisamente cancelliamo tutto. Uno degli effetti di questa situazione è proprio una specie di depressione strisciante che prende tutti, la mancanza di entusiasmo sulle cose. E siccome bene o male un piatto di pasta dobbiamo metterlo tutti i giorni in tavola, il piatto dei supermercati continueranno più o meno a funzionare, ma uno non pensa, cioè, stasera voglio andare a vedere un bello spettacolo teatrale, bisogna far ritornare la voglia
di queste cose, perché non viene spontanea, e secondo me questo è il compito che dovrebbe darsi un governo che è un po' lungimirante, che non pensa soltanto ai ristori, ecco, che pensi anche a qualche altra roba. Beh, anche perché la situazione non era florida e incoraggiante neanche subito prima della pandemia, quindi anche questo non ce lo possiamo mai dimenticare, non è che adesso di colpo, se già la gente andava meno al cinema, non è che adesso aprono e tutti si buttano al cinema, perché, ma magari, però è anche vero, è proprio una questione di mentalità, di approccio, perché tutte le volte che tu leggi le sintesi nei giornali, nelle notizie su in rete, quando si parla delle riaperture, delle chiusure, ma a volte ci si dimentica proprio, negli elenchini i cinema non vengono neanche citati, cioè non si sa neanche se un giorno riapriranno. Anche questo, no? Un atteggiamento che la dice lunga nella scala dei valori e della considerazione. Quindi c'è da fare veramente tanto lavoro da questo punto di vista, ma proprio tanto, proprio per rimotivare. Perché è vero, credo che la politica culturale da questo punto di vista, io sono estremamente arrabbiato. Poi mi hanno detto proprio in questi giorni, tra l'altro, una studentessa attuale della Civica, che a Decathlon, a Milano, all'ingresso c'è un cartello dove c'è scritto massimo 350 persone. E i cinema però sono chiusi. Sono cose che onestamente fanno un po' rabbrividire, perché se poi si sente anche dire che i cinema sono chiusi perché non ci sono i film, io proprio che vengo dalla selezione di un festival dove abbiamo visto 1200 film, non lo so. Io spero che questa situazione faccia cambiare qualcosa. So che alcuni esercenti, cioè che c'è anche all'interno degli esercenti ci sono degli scontri, perché ci sono quelli che pensano soltanto ai ristori, che per loro star chiusi è l'ideale, perché tanto il governo non ti leva le castagne dal fuoco, e ci sono quelli invece che dicono no ragazzi, cerchiamo di capire, di ripartire, perché non possiamo tutta la vita stare così. E so che qualcuno si sta dando da fare, io spero che le cose cambieranno. Non puoi più continuare come continuavi prima, come facevi cinema prima in quel modo, perché devi riconquistarti un pubblico, e per riconquistarti un pubblico non basta, siccome non dipende da te, non sono io che ho l'ultimo 007, l'ultimo Avengers, che di qua te li do, bisogna proprio, devi fare i conti con tante cose, devi pensare anche a costruire un nuovo modo di arrivare al pubblico, di inventartelo, devi ripensare alle finestre, devi... Lo streaming, tutti adesso parliamo di streaming, poi ogni tanto ci bombardano alla serie più vista in Italia, il film più cliccato del mondo, e però i dati dello streaming non sono così entusiasmanti, sembra di capire, nel senso che sì, uno magari vede qualcosa, poi però si stanca, si stufa, molla metà, come dire, non è che lo streaming salva tutto, salva le cose. Ci sono, poi vabbè, quando la Disney mette il bollino rosso a Dumbo, lo chiamo abissi di idiozia incredibili, ma ci sono un po' di problemi. Vabbè. È anche vero, come diceva peraltro Mini, che questi problemi li abbiamo da prima del coronavirus, cioè la necessità di ripensare in qualche modo l'esercenza, la distribuzione in sala e la gestione delle sale, per me era palese da molto tempo prima. Adesso questa situazione assurda ci costringe a farlo veramente. Chi non lo farà, secondo me, farà un grande errore, non sarà mai più come prima in questo senso, assolutamente. La speranza è che dalle ceneri rinasca l'araba fenice, come dire, che non rimanga soltanto le ceneri e basta, questo è un pochettino... Il cinema è sempre risorto, io lo dico sempre anche agli studenti, no? La morte del cinema è un concetto che esiste dall'inizio del Novecento, quindi il cinema è vivo, bisogna vedere il cinema come industria. Sì, e anch'io lo dico sempre, quando da un altro punto di vista, diciamo che nei primi anni Ottanta, quando io ho iniziato a lavorare nel cinema, diciamo che della crisi del cinema, poi parlando del cinema italiano, salvo ogni tanto qualche consolatorio racconto, perché c'è un film che al botteghino improvvisamente, un film italiano che improvvisamente fa grandi incassi, allora cambia un po' le medie dell'anno, però diciamo che io nei primi anni Ottanta mi sento
ripetutamente, costantemente dire il cinema italiano in crisi, il sistema distributivo in crisi, e questa cosa va avanti, va avanti, va avanti, ed è così. Cambiano degli aspetti, perché cambiano intanto attorno a noi delle condizioni, però della crisi del cinema italiano si è parlato continuamente dal punto di vista dei contenuti. C'era il momento in cui si diceva il cinema italiano non funziona, è colpa delle sceneggiature. Io me le ricordo tutte benissimo queste fasi. Poi c'è stata la colpa dei distributori, poi è vero, ci sono tante colpe, se vogliamo chiamarle colpe, ma il vizio è sempre all'origine. Nella nuova, che oramai non è più nuova, legge Franceschini, si parlava di un mitico 3% del fondo lo spettacolo che doveva essere investito nella formazione. Però poi noi queste cose le vediamo nella realtà, e io concordo tantissimo con quello che diceva prima Paolo. Poi, occupandomi di formazione, di questa cosa sento tantissimo l'esigenza. Io qui poi sto in una situazione, in un osservatorio privilegiato, ma parliamo delle scuole dalle elementari, che non si chiamano neanche più così, le elementari e le medie. Che cosa è successo? Di fatto si è fatta questa legge, ci sarebbero questi fantomatici stanziamenti, benché veramente risibili, ma poi che cosa è cambiato rispetto a quella che una volta si chiamava educazione all'immagine? Io non ho visto nei programmi delle scuole entrare il cinema e l'audiovisivo, se non con quella cosa ogni tanto fai una proiezione che non serve assolutamente a niente. Non ho visto entrare seriamente nei programmi, nella didattica, negli extracurricolari, dei piani, insomma, dove riavvicinare, riabituare, riappassionare, come diceva una nostra, non mi viene, da dire lettrice, ma non è vero, scusate, ma non mi piace neanche dire spettatrice, perché in realtà non siamo in televisione, no, però è la nostra amica, Cassandra Diana, noi sappiamo chi è, che diceva non obbligare a appassionare. Io sono d'accordo, benissimo. Il fatto è che cosa è successo poi nelle scuole dal 2016, quando è stato stabilito questo stanziamento, quali vere forme, sì, sono stati fatti dei bandi, i bandi, però nei programmi, in quello che si fa tutti i giorni, dove è entrato il cinema e l'audiovisivo? Da nessuna parte, se mi sbaglio correggetemi, a me pare proprio di non aver visto traccia di tutto questo. Quindi forse davvero bisogna, mi piace, Paolo ha scritto sempre in quel suo articolo, idee e risorse, risorse e idee, che trovo due bellissime parole chiave. Idee e risorse, questo anche rispetto alle sovvenzioni fatte a pioggia, a tutti i livelli, agli aiuti, però idee e risorse, è questo il grande problema, secondo me, no? Assolutamente sì, le, è vero, come dire, quel 3% è servito a permettere a alcune associazioni di organizzare ogni tanto qualche proiezione, va benissimo. Certo. Cioè, tutto quello che vuoi, però il discorso è un altro, il discorso è un modo, cioè, come dire, cioè, tra l'altro la cosa curiosa è che viviamo nell'era dell'immagine e non siamo e non siamo capaci di educare i ragazzi a capire queste cose. Questi ragazzi stanno attaccati ai telefonini, a quello che volete voi, guardano, si fanno consumare continuamente dalle immagini e non sono capaci di analizzarle, di capirle, di mettersi in rapporto con loro. Questa è la cosa che un po' spaventa. Bevono qualsiasi cosa, tutte le immagini gli arrivano, gli entrano dentro e però viene fuori un frullato, viene fuori, e poi uno non sa più. Mi sembra l'innamoramento semiologico dell'inizio degli anni 70, per cui Dante e Paperino erano la stessa roba, perché si potevano analizzare con gli stessi strumenti. Va bene, giusto. Poi però Dante e Paperino, c'è una bella differenza tra Dante e Paperino. Adesso questa cosa abbiamo impiegato 30-40 anni a capire. Speriamo di impiegarne un po' meno a capire che ci sono delle immagini che sono più belle, delle altre meno interessanti, ecco.
questo è un pochettino il discorso. Poi per il resto... Magari poi lasciamo anche andare Paolo tra un poco. C'è una domanda che vorrei solo segnalarti, potrebbe anche essere l'ultima se riteniamo. Tale è di Margot Cilia, è arrivata già da un po', insomma, è arrivata verso le tre qualcosa, che riguarda l'ultima edizione del dizionario, anche per tornare al dizionario e chiudere sul dizionario. Giustamente, anche io sono rimasto un po' sorpreso, devo dire, quando l'ho visto, chiede come mai è stato scelto Darth Vader e quindi Guerre Stellari per la copertina dell'ultima edizione. Perché era nero, erano momenti tristi. No, diciamo che è stata una cosa abbastanza casuale. Ero alla ricerca di un'immagine, dopo due edizioni con facce italiane, due volte fa c'era a scuola, l'ultima volta c'erano gli occhi di Sofia Loren, cercavo qualcosa, diciamo, americana, grosso modo, straniera, che potesse funzionare. Avevo preso in considerazione qualche attore, qualche attrice. Però su Guerre Stellari abbiamo fatto un grande lavoro, nel senso che abbiamo rifatto tutte le schede dei film. Guerre Stellari, come dire, sì, l'anno del 2019 si è chiuso il ciclo fino a quei primi 9 film completamente, poi adesso continueranno, lo sfrutteranno ancora, ma in qualche modo aveva chiuso perfettamente questa saga. C'è una voce tematica che mi permetto di dire, perché non l'ho fatta io, l'ho soltanto riguardata e rimessa in sesto, veramente straordinaria. E a un certo momento Mazzarella mi ha detto: guarda che bella questa fotografia per la copertina, e pian piano questa fotografia è cresciuta e ha battuto tutti gli altri. Tra l'altro era nera, il dizionario era, cioè dire, era un periodo un po' di grigiore generale, perché no? Il discorso che faceva prima Minni, cioè che ci sono i film di Bergman, ma anche i film di Gianni Pinotto, questa cosa ci stava. Vuol dire, mi sembra che quel tipo di cinema è un cinema che ha segnato negli ultimi 20 o 30 anni, anche di più, 73, mi sembra, 77, la Guerre Stellari, il primo, quando si chiamava ancora 87. Guerre Stellari, sì, ha segnato l'immaginario di più di una generazione. La fotografia era bella, l'idea di fare così una copertina nera non l'aveva mai fatta, ma mi sembrava che funzionasse. L'editore ha detto why not, però diciamo dentro c'è un bel lavoro su Guerre Stellari, su Star Wars, un lavoro veramente egregio. Quindi in qualche modo abbiamo cercato per la prima volta, invece di mettere un'immagine completamente slegata, di vendere tra virgolette qualcosa che c'era dentro. Va bene. Anche noi dobbiamo occuparci del mercato. Anche noi dobbiamo vendere, ma certo, questo è così. Ci teniamo, continua a vendere, per favore. Vogliamo vedere tante edizioni degli Meretti. Va bene, chiedo l'ultimissima cosa proprio sul Mereghetti: come si fa a entrare nella squadra? Sei tu che scegli o le persone si propongono? Questo magari interessa anche domani, dopodomani, diciamo, a qualcuno dei nostri studenti. Diciamo che sono io che scelgo, io magari con qualche suggerimento di qualcuno di quelli di cui mi fido, dico guarda, questa persona potrebbe funzionare, fa qualche scheda di prova, le vedo, le leggo, capisco, così. No, ci sono tante persone che si propongono, però poi alla fine diventa una cosa, cioè anche non si può lavorare in troppi, bisogna lavorare in un gruppetto. Per adesso il gruppetto c'è, se i festival non mi rubano qualche collaboratore, se le scuole non mi rubano il collaboratore, vorrei rimanere con questo gruppetto perché mi sembra che funzioni bene. Io mi lamento sempre, ma funziona bene. Ma le scuole sono compatibili con il lavoro di squadra del Mereghetti? Invece lasciali anche alle scuole, che ci servono.
condividiamoli con grande armonia perché ci serve, va bene. Quanto ai festival, veramente abbiamo un'esplosione di giovani critici, critiche, italiani e italiane nei festival, e di questo andiamo molto fieri. Questo va in controtendenza con l'industria, ne sono entusiasta, veramente. Sì, va bene. Assolutamente, questa cosa è curiosissima. Locarno, Berlino, la Kenzen, la Rochelle, Biennale. Cioè, praticamente dominiamo tutto. Ci manca Cannes, ma cadrà anche lì un giorno o l'altro. Arriveremo anche lì. Va bene, io penso che, come dicevi tu, Alessandro, possiamo liberare Paolo, che generosamente è stato con noi tutto questo tempo. È stato davvero prezioso e stimolante, Paolo, ti ringrazio davvero tantissimo, e ringrazio tanto Alessandro di essere stato con noi in questa conversazione. Va bene, allora grazie a tutti, grazie e buona vita, cioè continuiamo. Ci rivedremo. Molto presto al cinema. Facciamo così. Molto presto e al cinema, va bene? Grazie. Ciao. Grazie.